Misurare l'efficacia e valutare gli obiettivi raggiunti dalle leggi, questo è il delicato compito del tavolo di coordinamento per la valutazione delle politiche pubbliche. L'organismo paritetico tra Consiglio e Giunta Provinciale, istituito con legge nel 2013, è guidato oggi da Giorgio Tonini, che intravede la possibilità per questo strumento di diventare un punto di riferimento d'avanguardia a livello nazionale. Noi facciamo tante leggi, Parlamento, i consigli regionali, nel caso nostro i consigli delle due province autonome, molte più leggi degli altri paesi europei, però abbiamo molta meno capacità poi di valutare l'impatto reale di queste leggi, e questo quindi credo che sia invece un lavoro importante da fare, ed è importante che il Consiglio provinciale si sia dotato di questo strumento, che può essere uno strumento anche all'avanguardia nel nostro paese. Una sorta di strumento pilota per il livello nazionale, dunque. Sì, nella scorsa legislatura in Senato, in occasione della discussione sulla riforma costituzionale che poi non è stata approvata, aveva immaginato una specializzazione proprio del Senato in questa chiave, cioè nella chiave di valutazione delle leggi, un po' sul modello anche di altri parlamenti, penso alla House of Lords britannica. E il Senato aveva proprio avviato un'attività anche coinvolgendo l'Università di Trento, quindi potrebbe essere interessante verificare la possibilità di inserirci in questo lavoro più ampio per dare anche a questo nostro lavoro, diciamo così, un respiro non solo provinciale ma anche una dimensione nazionale. Esempio concreto ed efficace di come la funzione legislativa possa arrivare ad incidere ed essere di supporto alla Giunta nella ricerca di soluzioni e risposte, il tavolo svolge un lavoro prezioso anche come strumento di supporto alla riscrittura e al miglioramento delle norme. Nella scorsa legislatura si mise mano, anche modificandole, alle leggi sui TEA, politiche odontoiatriche, famiglia e natalità, settore del porfido e delle cave. Ha già pensato a quali provvedimenti potrebbero essere sottoposti all'attenzione del tavolo? No, onestamente ancora no, perché non aspettavo di avere questo incarico. Si tratta di definire e di individuare alcuni provvedimenti, quindi in maniera anche circoscritta, che possano essere un campione rappresentativo, per così dire, dell'universo delle leggi e che possano essere particolarmente sensibili anche dal punto di vista dell'opinione pubblica. Fanno parte del tavolo i consiglieri Alex Marini e Giorgio Tonini per la minoranza, David Moranduzzo e Vanessa Masè per la maggioranza, indicata a rivestire il ruolo di vicepresidente accanto a Tonini, presidente, e l'assessore Mattia Gottardi, incaricato dei rapporti tra esecutivo e legislativo.